punti fondamentali per proseguire nella rincorsa per questa salvezza. Non era facile, perché giocare con l'obbligo di dover vincere a tutti i costi crea sempre un po' d'ansia, un po' di nervosismo, però insomma abbiamo sbloccato subito, poi abbiamo raddoppiato. Questo ci ha messo un po' la partita in discesa, però come avete visto poi gli episodi che sono capitati nel secondo tempo, l'espulsione chiaramente ci ha rimesso un po' in affanno. Fortunatamente siamo stati bravi, tenaci, la squadra ha lottato su ogni pallone, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che ci dà morale, ci dà fiducia per il futuro. Comunque, indipendentemente da quelli che sono stati gli episodi, è stata una partita bella, sofferta, perché il Livorno, essendo in classifica un punto sotto di noi, voleva chiaramente a tutti i costi l'intera posta, quindi è stata una partita con molti attacchi da una parte e dall'altra, e nessuno stava lì a tergiversare. Quando aveva la palla noi cercavamo di far gol, come la prendevano loro altrettanto, quindi penso è stata una bella partita, che la gente si è anche divertita. La partita, quando la sblocchi subito, diventa tutto molto più facile, molto più agevole, la squadra prende morale, il pubblico ci dà una mano ancora di più. Sai, se la partita va alle lunghe, poi comincia qualche fischio, qualche mugugno, in uno stato come eravamo oggi, che dovevamo vincere a tutti i costi, un po' d'ansia, un po' di pressione, questo avrebbe potuto farci commettere degli errori. Invece fortunatamente siamo riusciti a portare a casa lì questa partita, che come dicevo è molto importante per il proseguo di questo campionato. Queste quattro partite che rimangono sono tutte molto complicate. Ne giochiamo una alla volta, cerchiamo di prepararci bene per Ascoli e fare una grande prestazione, perché l'avversario sta attraversando un buon momento, però insomma noi non possiamo fare altro che preparare bene la partita, e dobbiamo cercare di fare risultato, perché la classifica la vedete anche voi, abbiamo preso oggi 3 punti molto importanti, ma la classifica è ancora molto deficitaria, quindi dobbiamo cercare di risalire, e per far questo bisogna fare punti.